Ritorniamo ora nel capoluogo per parlare dei progetti che interessano le zone più importanti della città. Ci si chiede in particolare se sia proprio necessario cambiare lo skyline di Bonaria in un'intervista all'ingegner Marchi. Sentiamo Maurizio Ciotola. Siamo qui con l'ingegner Marchi, ex assessore alla urbanistica a Cagliari, che è stato varato questo progetto di passerella che ci porterà dalla scalinata di Bonaria fino al mare antistante. Quindi un progetto interessante, ma che ha qualche problema, giusto, architetto? La passerella è una di quelle idee neanche originali, perché la ebbe Cabellotti quando realizzò la scalinata di Bonaria, è prevista da più progettisti che parteciparono al concorso per la realizzazione della nuova sede del CIS, è una ovvietà, oserei dire, quindi non la vedo come una grande pensata, vedo invece con molta più preoccupazione la compromissione della visuale dal piazzale di Bonaria, sancita con un vincolo della 1497 del 1939, vincolo apposto dalla sovrintendenza nel 1955, pubblicato in Gazzetta, che logicamente non può contemplare che per salvaguardare il vincolo dal piazzale di Bonaria costruisca un fabbricato che va dal Mediterraneo sino all'Istituto Nautico e dal Viale Diaz sino al Viale Colombo, sul tetto del quale atterra la passerella proveniente dalla scalinata, che dovrebbe funzionare da terrazza panoramica. Il panorama c'è già su, salviamone uno perché quello è uno dei simboli della città di Cagliari.